stare sui gomiti di qua, spostarsi e ti svincoli. Questo si chiama tesa avanti, per dire. Le mani che fanno pressione sulle braccia che ti afferrano e in pochi minuti la presa si libera. È pronto a partire dopo un anno di lavoro il percorso formativo organizzato da Appe, Questura di Padova, destinato alle donne che lavorano nei pubblici esercizi. 3.000 locali tra città e provincia, un terzo di questi è a conduzione femminile, il 60% dei dipendenti è donna. Molti gli episodi sgradevoli vissuti quotidianamente. È capitato qualche anno fa che una persona si è presentata al ristorante, evidentemente alticcia, al quale ho rifiutato di dare da bere e questo ha iniziato ad agitarsi, a inveire contro. Il corso, rivolto a 60 partecipanti, si terrà a gennaio. Oltre che a un percorso di appunto spiegazione di come gestire l'aggressività, a questo incontro sarà presente anche uno psicologo, perché come diceva giustamente il questore, dobbiamo impedire l'escalation di aggressività. È un corso pratico, cioè la questura viene a casa nostra, che è la casa dell'APE, dei pubblici esercizi, a insegnare concretamente come gestire certi episodi. Fondamentale la presenza della polizia, che spiegherà le tecniche di de-escalation. Quello che proporremo sarà sicuramente un primo approccio, diciamo, verbale con la persona, quindi una de-escalation che possa partire dal contatto visivo, dal tono della voce. E poi ovviamente nel momento in cui si dovesse passare alle vie di fatto, perché comunque la persona è più aggressiva di quello che si prospettava, bisogna sapere cosa fare, quindi dove mettere le mani, come comportarsi e come muoversi. Qual è la prima cosa da fare quando si intuisce che qualcosa sta per diventare pericoloso? Allora, sicuramente prendere la distanza e cercare di capire chi abbiamo di fronte, se questa persona che abbiamo di fronte è lucida o non è lucida, se è aggressiva o meno. Questo possiamo capirlo se abbiamo comunque anche un bagaglio pregresso.